Bene, buongiorno a tutti. Cosa se ci si testa di stare tutti qua davanti? Grazie. Grazie per essere, grazie per aver risposto al nostro invito. Oggi per noi è una giornata importante, è un segnale forte che il Movimento 5 Stelle in Molise vuole dare dopo il grande affetto che i cittadini ci hanno dimostrato con le politiche del 2018. Io voglio dire che siamo pronti, il Molise ha bisogno di andare avanti, ha bisogno di interventi urgenti, non possiamo perdere ulteriore tempo, lo abbiamo dimostrato. E come lo abbiamo dimostrato? Lo abbiamo dimostrato avvalendoci dei nostri processi democratici. Abbiamo sempre fatto nostro il principio di democrazia diretta. Attraverso la nostra piattaforma Rousseau, tutti gli iscritti del Movimento 5 Stelle che rispettavano determinati requisiti di cui vi parlerà Andrea, potevano proporre la propria candidatura. Tutti gli iscritti che rispettavano un codice etico, un regolamento del Movimento 5 Stelle. Ed è così che abbiamo fatto qualcosa di fantastico, un processo democratico che ci stanno invidiando, ci stanno studiando in tutto il mondo. Grazie alla nostra piattaforma Rousseau del Movimento 5 Stelle. Abbiamo scelto la squadra dei candidati e con un grande successo abbiamo scelto anche il nostro candidato presidente alla giunta regionale, che è Andrea Greco. Fondamentale per le tante battaglie, le tante denunce, le tante conquiste che abbiamo ottenuto in regione. Un ragazzo di collegamento e disponibile anche con i diversi gruppi territoriali, perché noi del Movimento 5 Stelle siamo una bellissima comunità che abbiamo delle idee chiare e che ora vogliamo restituire in Molise ai molisani. Passo la parola ad Andrea Greco. Intanto volevo ringraziare la stampa che è intervenuta e tutti i cittadini, però gentilmente, altrimenti le persone non ci ascoltano proprio. La possibilità di ascoltare e di vedere. Insomma, il tempo di fare le riprese, aspettiamo un altro po', perché altrimenti le persone giustamente non ci riescono ad ascoltare. Però gentilmente se mettete tutti quanti ai lati e ci fate lavorare per tutti, cerchiamo di fare meglio, ci mettiamo anche tu perché sei bello grosso. Devo fare la diretta Facebook della sua pagina personale. Ma ti metti da una parte, non puoi metterti in mezzo in vedere tutti gli altri video e ti lavorare. Spero che così. Grazie alla stampa per essere intervenuta, grazie a tutti i cittadini che sono qui oggi con noi. E vi chiedo scusa, la prima cosa che devo fare è chiedere scusa anche alla stampa perché in questi giorni sono stato un po' assente, però è stata voluta la cosa perché aspettavamo questo momento qui. La prima cosa che voglio dire è come inizia il mio impegno nel Movimento 5 Stelle. Il mio impegno inizia dal 2012, quando terminata l'università, la pratica legale. Come tanti giovani figli di questa terra mi trovai di fronte ad un bivio importantissimo. Che faccio? Rimango
e provo a cambiare il mio paese oppure cambio paese? Questo era il dilemma, rimango qui o cambio paese? Allora ho detto c'è uno strumento, abbiamo uno strumento bellissimo nelle mani che è il Movimento 5 Stelle, uno strumento fatto di partecipazione, di idee, di progetti e insieme a tanti altri attivisti siamo riusciti a fare un grandissimo lavoro in questi anni, un lavoro che ci ha portato ad esprimere rappresentanti delle più grandi città del Molise, nel Consiglio regionale e nelle elezioni del 4 marzo siamo stati letteralmente travolti da un'ondata di entusiasmo. Quest'ondata di entusiasmo che ha sposato la nostra causa, che ci ha votato con convinzione. Abbiamo raggiunto circa il 45% del consenso a livello regionale e siamo riusciti ad esprimere 4 parlamentari a Roma. Allora, questo è stato possibile in questi anni grazie ad una cosa, alla passione gratuita. Un amico mi ha insegnato una cosa, mi disse: Andrea, è la passione che fa muovere il mondo. E oggi qua io vedo tanta passione e sono commosso di vedere tutte queste persone qua con noi. Patrizia ha spiegato qual è stato il mio impegno all'interno del gruppo consiliare, però non ha detto una cosa, che io sono stato onorato di aver camminato a fianco a 2 persone che per me sono state degli esempi di onestà e di coerenza. Oggi siamo ad una svolta epocale e il 22 aprile possiamo riscrivere la storia. Il 22 aprile possiamo dire no ad un sistema di potere che ha bloccato il Molise per decenni. Quindi noi guardiamo al futuro, guardiamo a quello che vogliamo fare domani, ma dovete darci una mano. Tutti quanti voi devono aiutarci in questa impresa importantissima, perché da qui al 22 aprile quella che affrontiamo è una sfida importante non solo, non per il Movimento 5 Stelle, ma per l'intera comunità. Questa non è una sfida del Movimento 5 Stelle contro le altre parti politiche, è una sfida di un'intera comunità. Scusa. Quindi, troppi giovani figli di questa terra non l'hanno abbandonata. Abbiamo bisogno, abbiamo il dovere morale di invertire la rotta. Come si inverte la rotta? Andrea stai dicendo queste cose, ma come invertiamo la rotta? La prima cosa da fare è rimettere al centro i cittadini molisani. Questa è la prima cosa da fare. Ed è una cosa talmente antica che dovrebbe essere ormai trapassato. Ulpiano esprimeva il concetto di giustizia dicendo che la giustizia è dare ad ognuno ciò che è suo. Secondo voi Molise lo hanno fatto? Secondo me in Molise hanno dato a pochi ciò che era di tutti. Questo significa non governare secondo giustizia. La giustizia è un'altra cosa, l'etica, la parola etica nella politica. Vi siete mai interrogati che cosa significa la parola etica? L'etica è il contrario dell'egoismo. Per capire esattamente che cosa significa la parola etica dobbiamo immaginare l'egoismo e il suo contrario. Quindi se si amministra secondo egoismo, sicuramente non si faranno gli interessi della collettività. E allora è chiaro che nella sanità pubblica si favoriranno i privati in luogo della sanità pubblica. Allora lì noi dobbiamo invertire la rotta, è abbastanza semplice. Dobbiamo garantire ai cittadini molisani una sanità pubblica di qualità. Questo non significa che il privato deve scomparire, significa che il privato si deve affiancare e non sostituire. Lo dobbiamo fare nella sanità, nei trasporti pubblici. Nei trasporti pubblici non è possibile mettere al centro gli interessi dei singoli.
ma dobbiamo mettere al centro prima di tutto l'interesse degli utenti, delle persone che poi dovranno fruire di quel servizio. È chiaro, è evidente, è lampante. Allora perché non è stato fatto fino ad oggi? Perché fino ad oggi non si è tenuto presente, non si è tenuto come faro la giustizia. Tenetelo ben presente questa cosa, giustizia secondo l'accezione che gli diede Ulpiano, dare ad ognuno ciò che è suo. È semplice, per fare questo bisogna avere le mani libere e la voglia di lavorare. E io sono convinto che insieme alla squadra straordinaria che presenteremo ai cittadini molisani, straordinaria, abbiamo sia la voglia di lavorare che le idee. Abbiamo scritto un programma che stiamo ultimando in questi giorni, che è frutto di 5 anni di condivisione, non di 2 giorni chiusi dentro una stanza a 3 persone per proporre una proposta posticcia all'elettorato. No, per noi il programma è un vero e proprio patto con i cittadini, è un patto con le persone alle quali chiederemo la fiducia su quel programma. E questo è importante da capire. Quindi, vi dico anche una cosa, poi lascio spazio alle eventuali domande. Se ci si propone di governare secondo etica e secondo giustizia, c'è una cosa molto importante, un presupposto, che non è la cosa fondamentale, ma è un presupposto morale importante. Chi si propone di amministrare non può avere problemi, non può avere pendenze giudiziarie, non può avere precedenti legati a reati contro la pubblica amministrazione. Questo mi sembra chiaro. Quindi l'altro giorno sono stato presso la procura di Isernia a ritirare 2 certificati. Uno è la banca dati del casellario giudiziale, dal quale potete vedere, poi per la stampa o se lo volete, che è nullo, non ho alcun precedente giudiziario, e certificato dei carichi pendenti, dal quale risulta che non ci sono carichi pendenti. Questo è il primo atto importante di trasparenza nei confronti dei cittadini molisani. L'ho fatto io e lo abbiamo chiesto a tutti i candidati del Movimento 5 Stelle. Questa mattina... Questa mattina sono partiti i plichi per Milano e a questo punto voglio fare un invito a tutte le altre forze politiche, a tutte le altre coalizioni e a tutti gli altri candidati presidente, nel momento in cui ci saranno, perché attualmente a quanto pare non ci sono. Per tutte le persone che si candidano a governare la Regione Molise, facciamo questo. Facciamolo per i molisani, voi non lo dovete al Movimento 5 Stelle, lo dovete ai molisani, perché solo così potremo avere come presupposto morale la tranquillità che nessuno dei candidati ha problemi legati a reati contro la pubblica amministrazione. Questo mi sembra un ottimo punto di partenza. È una cosa della quale sicuramente beneficeranno i cittadini, non il Movimento 5 Stelle. Grazie Andrea. Aggiungo solo una cosa, in questi giorni ne ho sentite davvero tante, alcune simpatiche, alcune mi hanno fatto molto sorridere, altre mi hanno sorpreso, perché ci hanno additato di essere inesperti. Effettivamente noi abbiamo un disegno ben chiaro per la regione e siamo ansiosi di venire sui territori a spiegarvelo, e io vi posso promettere che ci faremo in 4 per venire in tutte le piazze, in tutte le sale consiliari. Cercheremo di parlare con tutti i molisani in 1000 modi diversi, lo faremo con 1000 strumenti differenti per arrivare a più persone possibili. Però un dato è chiaro, è evidente e ne dobbiamo prendere atto. Il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica
che ha dimostrato fino a questo momento maturità politica, perché abbiamo una squadra di candidati e il candidato presidente. Quindi io ringrazio tutte le persone che sono intervenute, ringrazio i portavoce comunali che sono intervenuti, i nostri neoeletti in Parlamento e al Senato, Patrizia, a quale io voglio dedicare un abbraccio. Grazie ancora, e se ci sono delle domande siamo qui per rispondere. Grazie. Questa è l'emozione. Luigi, per me, oltre ad essere stata una scoperta incredibile, Luigi è diventato il papà del Movimento 5 Stelle. Io poi non posso parlare di Luigi perché mi viene da piangere tutte le volte, quindi devo stare molto attento. E è una persona, c'è mio papà lì in fondo, che da piccolo mi diceva sempre: Andrea, frequenta sempre chi è meglio di te e fagli la spesa, vai a fargli la spesa. Beh, io a Luigi mi sento di potergli fare la spesa. Beh, io devo dire due cose. Intanto che non è frequente, quando si parla di politica, sentire parole come quelle che ha pronunciato Andrea, parole che non sono di convenienza, che non sono di opportunismo, ma che vengono dal profondo del cuore, parole vere, parole che parlano alla gente e non parlano agli interessi. Andrea non è un ragazzo, come diceva Patrizia, Andrea è un giovane uomo, è un uomo giovane, e cioè capace di albergare dentro di sé le speranze, quelle che chi ha troppi anni e chi è stato logorato dagli interessi non è più capace di avere. Sono giovani uomini come Andrea, quelli che sono capaci di sognare. Il futuro non si costruisce sulla base dei rancori, il futuro si costruisce sulla base della convinzione di poter veramente creare un mondo migliore. Quando sono andato parlando in giro per le piazze in queste settimane, ho ricordato che io sono, per i miei anni, sono un uomo del dopoguerra, ho vissuto il dopoguerra, ho vissuto la stagione in cui il paese veniva ricostruito, una stagione in cui c'era la speranza, e il paese ha cominciato a progredire in quegli anni, finché un sistema politico incancrenito ha rubato la speranza alle ulteriori generazioni. Andrea è un giovane uomo che è capace, che si impegna, che ha dimostrato di poter contribuire alla costruzione di un mondo migliore. In esperienza può darsi, ma come ho detto tante volte, se l'esperienza è quella che ha ridotto il paese in queste condizioni, ben venga l'inesperienza. Ma non è l'esperienza quella di Andrea, voi non lo sapete. Andrea avrebbe avuto un futuro, di successo, un futuro di denaro. Andrea era un attore dei grandi circuiti televisivi, aveva un futuro come attore. Tutte le mamme purtroppo vorrebbero che i figli facessero gli attori, dico purtroppo perché il futuro, la costruzione del paese non è certamente nello spettacolo. È importante, ma non è quello che costruisce il futuro del paese. Andrea avrebbe potuto godersi i privilegi di una carriera da attore. Ci ha rinunciato, l'ha gettata le ortiche, perché poteva essere una cosa che si giustificava negli anni della giovinezza, ma che non serviva a rendere un servizio al proprio paese e alla propria comunità. Ecco, queste sono le persone che gli vengono proposte, persone che antepongono l'interesse dei principi all'interesse del portafogli. La differenza fondamentale è questa. E ancora una volta noi vi chiediamo di essere attenti a quello che facciamo, ma vi chiediamo l'affetto, per le idee, per l'impegno, per il cuore che mettiamo nelle cose. E Andrea
tutte queste qualità le possiede al massimo grado. Grazie. Io voglio solo spezzare una lancia a favore degli attori, anche perché ci sono alcuni colleghi, quindi voglio spezzare una lancia a favore degli attori e dire che, e voglio dirvi che ci sono, ho conosciuto più attori socialmente impegnati che politici socialmente impegnati. Questo è... non mi alzo perché tanto è la stessa cosa. Questa la dici dal 2012. Funziona sempre. Però mi alzo, dai. Volevo solo ringraziare tutti quanti voi, ringraziare tutti gli attivisti del Movimento 5 Stelle, tutti gli iscritti alla piattaforma Rousseau che hanno partecipato proponendo la propria candidatura, che hanno partecipato votando, che ci hanno accompagnato in questi 5 anni in regione. Voglio ringraziare tutti quelli che fanno ogni domenica il banchetto, tutti quelli che ogni giorno la sera si mettono a studiare una determina e ci propongono ogni le nostre iniziative, che dicono al mondo quanto è vero che si rinuncia ai soldi quando si fa politica. Quindi io voglio ringraziarvi uno ad uno e voglio farvi anche una promessa, voglio promettervi insieme a voi che il Molise sarà la prima regione a 5 stelle d'Italia. Io